grazie a tutti voi e a tutti gli espositori che con tanta passione e sacrificio tutti gli anni portano i loro presepi con tante spese e passione, quindi anche loro veramente devo ringraziarli di cuore. Molto brevemente, perché anche in questo caso i protagonisti non siamo noi, ma sono chi ha esposto 30, 60, 80 e sempre un crescendo di espositori, di presepi nuovi e più belli che danno lustro a questa nostra ormai tradizione, chiamiamola così, dopo 29 anni comincia a essere una tradizione. Palco
insieme a dei segni. Siamo arrivati adesso al quarto premio. Il quarto premio è stato aggiudicato da Tricordi all'albero contraddistinto col numero 12 dell'Istituto Comprensivo 1, classe quinta. Il premio numero 5 va all'albero contraddistinto col numero 17 dell'Istituto Santo Spirito. È stato assegnato alla scuola dell'infanzia Moiso. L'altro premio speciale invece riservato alla primaria è andato all'istituto comprensivo 2. Siamo arrivati alla quarta edizione, è sempre uno spettacolo vedere la fantasia e l'impegno che i bambini ci mettono per realizzare questa cosa. Ribadisco quello che è già stato detto prima, è un sogno che si realizza nel creare degli addobbi e per rispettare l'ambiente. Ogni addobbo creato ha due vantaggi: uno, che viene fatto col cuore; il secondo, che si evita di creare dei problemi all'ambiente, perché la maggior parte di questi oggetti, di addobbi, arrivano dai paesi che inquinano maggiormente. Chiediamo di nuovo un aiuto a tutti, ai genitori e altro, di avere un po' più cura dell'ambiente, e anche con questi piccoli gesti possono aiutare il rispetto dell'ambiente. Grazie a tutti.